sì, siamo arrabbiati perché il centrodestra non guarda in faccia nessun povero e si deve vergognare per questo, perché questi signori non sono solo percettori, sono padri e madri di famiglia. Non è corretto prendersi con la parte più debole del popolo italiano, perché scenderemo mai a compromessi, non scenderemo mai a compromessi. Vogliamo il lavoro, non possiamo campare, viviamo di elemosina, è la vergogna, la vergogna, la vergogna. Oh, è uno schifo! Cosa volete dire al governo? Noi cerchiamo il lavoro, vogliamo lavorare! È uno schifo! È uno schifo! Chiediamo un lavoro immediato a tutti i percettori del reddito di cittadinanza ai quali verrà tolto il sussidio già a partire da luglio 2023. Non è possibile una cosa del genere in uno Stato civile come quello italiano, che venga calpestata la dignità sociale del ceto sociale più povero. C'è gente che praticamente va avanti soltanto grazie al reddito. Assolutamente sì, la gente questi 3 anni e mezzo ha campato grazie al reddito di cittadinanza, ha creduto nel governo, ha creduto alla possibilità di poter avere un lavoro grazie al governo. Invece cosa fa il governo Meloni? Toglie il reddito di cittadinanza, toglie l'unica forma di sostentamento ai più poveri, lasciandoli nei guai. Non ci fermeremo, questo è soltanto l'inizio, questo è il secondo step dei 4 e non ci fermeremo. La Meloni ha dichiarato la guerra al popolo e adesso noi la prendiamo la sua sfida, dato che lei sta buttando fuori per strada tutti i padri di famiglia. Noi non glielo permettiamo, perché la dignità dei siciliani è sacra e va rispettata a tutti. Alla Meloni, perché ti sei accanita così tanto contro di noi che prendiamo il reddito di cittadinanza? Noi siamo lavoratori, vogliamo lavorare praticamente. Tutto qua, Meloni, datti una svegliata per questi signori che non possono usufruire, diciamo, vogliamo direttamente un lavoro, tutto qua. La Meloni dice il popolo è sovrano, questo è il popolo, questo è quello che vuole l'Italia, non quello che pensa lei. Il popolo vuole il lavoro, vuole, non stare a casa sul divano. I vicini danno a mangiare, non si può vivere così, di miseria, miseria, vergogna. Siamo preoccupati perché stiamo vedendo che questo governo... Cerchiamo un lavoro, abbiamo bisogno di un lavoro, per noi il sussidio è uccisione della dignità, abbiamo bisogno di un lavoro ben retribuito e controllato, controllate tutte, abbiamo bisogno di un lavoro, siamo in piazza per un lavoro, non ce la facciamo più, vogliamo un lavoro! Per una battaglia ideologica non pensi al bene dei suoi cittadini. Stiamo pensando a gente che guadagna 20.000 euro al mese e che ha tanti benefici che se la prende con la povera gente. Loro non menzionano le pensioni sociali e si mandano il regalo di bonus da 5.500 euro per Natale. Ma di che cosa stiamo parlando? Di affamare la povera gente. Abbiamo tantissima dignità, dateci un lavoro, sviluppate l'occupazione qui in Sicilia.